Io facevo lavoro, casa, moglie, famiglia e chiesa, come si suol dire. 17 novembre 2017. Muore nel reparto detenuti dell'ospedale di Parma Totò Riina. Totò Curto, Bernardo Provenzano, morto il 13 luglio 2016, formava la terribile e sciagurata coppia di Cosa Nostra. Era l'immagine più cruda e netta dell'anima stragista della mafia. Nato a Corleone, in una famiglia di contadini, si legò presto al capomafia Luciano Ligio e a 19 anni fu condannato ad una pena di 12 anni per aver ucciso in una rissa un suo coetaneo. Pena che scontò parzialmente. Dagli anni 60 strinse l'asse con il compaesano Vito Ciancimino, che poi divenne il sindaco mafioso di Palermo, con cui i Viddani Corleonesi misero le mani nella politica e nell'amministrazione degli affari comunali. Nel 63 venne posto al soggiorno obbligato, dal 69 si diede alla macchia, da latitante si sposò ed ebbe 4 figli, scatenò la seconda guerra di mafia che vide dal maggio 81 l'uccisione di oltre 200 mafiosi suoi avversari, poi gli omicidi politici, Michele Reina, segretario provinciale della DC, il presidente della regione Piersanti Mattarella, l'esponente del PC siciliano Pio La Torre e infine Salvo Lima. Un duro colpo, il potere di Riina, lo subì con il maxi processo di Falcone e Borsellino. A maggio del 92 l'attacco frontale allo Stato, la strage di Capaci, nella quale fu ucciso Giovanni Falcone. 57 giorni dopo toccò a Paolo Borsellino in via D'Amelio. Seguirono le stragi continentali. Fu arrestato il 15 gennaio del 93 dai ROS dei Carabinieri. In un'aula di tribunale disse di non essere mafioso. Principalmente in Buscetta, che forse si fanno tutte quelle di Buscetta, dicono delle bugiarderie e non è vero che ci sono cupole, non cupole. Non lascia una vera eredità e non ha lesinato attacchi ai capi mafia ancora in libertà come Matteo Messina Denaro, ritenuti meno intelligenti di lui e troppo egoisti. 17 novembre.